L'Istituto Comprensivo Erodoto di Corigliano Rossano ha promosso l'ambizioso progetto Stradando, con evento conclusivo nel Pala Brillia. L'obiettivo è quello di sensibilizzare alla sostenibilità ambientale e alla mobilità ciclistica, un'iniziativa che mira a restituire l'ambiente urbano ai bambini, sempre più assenti dalle strade cittadine, spesso sovraffollate di automobili. Il progetto intende invertire questa tendenza proponendo un modello di mobilità sostenibile che incoraggi sia la pedonalità che l'uso della bicicletta. L'obiettivo è creare uno scenario futuro in cui sia normale per i bambini raggiungere la scuola a piedi o in bicicletta. Intorno alle nostre scuole ci sono troppe automobili e sarebbe il caso di restituire lo spazio ai bambini, e questo progetto vuole provare a lanciare appunto questo sassolino in un ipotetico scenario futuro. Senta, che la scuola si apra a questo tipo di formazione, che indicatore è? È un indicatore importante, un indicatore che si allinea concretamente ai principi di sostenibilità verso le quali tutte le scuole devono essere orientate. Operiamo in un contesto nel quale l'Agenda 2030 dell'ONU è a supporto della progettazione scolastica di ogni istituto, e quindi garantire queste attività significa potenziare un'istruzione di qualità, che tra l'altro è uno dei goal dell'Agenda 2030, quindi garantire un'istruzione di qualità all'insegna dei principi della sostenibilità e della vivibilità urbana. Il progetto, fortemente sostenuto dalle docenti della scuola primaria Merise Ariosto, insieme alle loro classi, ha già ottenuto un notevole successo e si prevede di estenderlo ad altre classi nel prossimo anno scolastico. Ha avuto come obiettivo sia la parte teorica, quindi lezione frontale con in classe le varie fasi della conoscenza della segnaletica stradale, poi c'è stata la seconda fase con il compito di realtà, quindi l'incontro con i vigili urbani, i quali hanno fatto proprio la pratica di attraversamento, di come ci si sta in strada e come ci si comporta. E poi la terza fase, quella di aver proprio praticato, insomma vissuto la bicicletta, quindi imparando ad andare in bicicletta, riuscendo a stare in equilibrio, riuscire a stare con una mano sola. Insomma, i bambini hanno piano piano, chi già sapeva andare e chi no, comunque alla fine hanno completato questo percorso con questo esame finale oggi. Docenti entusiasti per i risultati raggiunti. Abbiamo raggiunto veramente risultati eccellenti. La fase finale ha visto un percorso con segnaletica al Pala Brillia, culminato con la consegna del patentino per la bici ai partecipanti. È fondamentale farli andare in bici, insegnargli gli strumenti e tutto quello che sono la segnaletica stradale che oggi viviamo quotidianamente. Cosa ti ha lasciato questo corso? Emozione, essere sicura di me, essere sicura delle attività che faccio. Ho imparato molte cose bellissime. Tante cose, e che è stato bellissimo. Questo progetto innovativo è stato reso possibile grazie alla collaborazione attiva dei genitori e della comunità educante, rappresentando un passo importante verso un futuro in cui la mobilità sostenibile diventi parte integrante della vita quotidiana dei bambini, migliorando la qualità della vita urbana e contribuendo alla tutela dell'ambiente. E questo tipo di progetti, insieme a tutti quelli altri che ci ha offerto questa scuola, è il segno che siamo al passo con i tempi. Educare i bambini ad andare a scuola con la bici. Le scuole dovrebbero incentivare questo tipo di iniziativa e favorire i bambini o i ragazzi che hanno la possibilità di andare a scuola con la bici. Ovviamente tutto questo deve essere supportato dalle piste ciclabili e degli spazi adeguati per i bambini.